Nel recupero della 26esima giornata di ritorno del campionato di Serie D, l'Agnonese batte 2-0 il Giulianova con una rete per tempo di Amaya e Sapone. In casa giallorossa tutti a disposizione per mister Biteto al rientro in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Nel 3-5-2 del tecnico pugliese, a differenza del match contro il Campobasso, partono dal primo minuto Cucchi in difesa, Antonelli sulla corsia di destra, Massetti a centrocampo e Barlafante in attacco a far coppia con Paudice. Negli altomolisani guidati da Antonio Di Rosa c'è la macchia a guidare la difesa. A Di Lollo sono affidate le chiavi della cabina di regia, mentre in attacco giocano Sosa e Troiano. Dirige l'incontro Ilaria Bianchini di Terni. La prima occasione è di marca locale con De Cerchio che spara forte dal limite dell'area con la sfera deviata in corner dal bravo Caputo. Il Giulianova sembra poter controllare la partita, ma al 21esimo incredibilmente va sotto. Erroraccio in fase di disimpegno di Capitan Danna che spalanca lo specchio della porta ad Amaja e per il giocatore argentino. E gioco da ragazzi infilare Mora per il gol del vantaggio. I locali accusano il colpo e commettono diversi errori individuali, anche se si fanno vivi dalle parti di Caputo alla mezz'ora con Danna, ma il suo tiro non inquadra la porta. Ancora giallorossi alla ricerca del gol del pareggio con una doppia occasione al 42esimo che vede protagonista prima Paudice, il quale liberato al tiro da De Cerchio conclude con poca cattiveria, facilitando la parata di Caputo, poi la sfera giunge sui piedi di Massetti, murato dalla difesa. Sul finale di tempo l'Agnonese è costretta ad effettuare due sostituzioni, Barbato e Sosa alzano bandiera bianca al loro posto, Page e Sapone. In avvio di ripresa è subito il Giulianova a creare una potenziale occasione da rete, passano appena due giri di lancette e Barlafante prova l'incursione in area di rigore, poi la conclusione sul primo palo esalta i riflessi di Caputo. Al sesto minuto tornano a farsi vedere gli altomolisani con l'autore del primo gol Amaya che, liberato in avanti dal rinvio di Caputo, spara incredibilmente fuori da buonissima posizione. Un minuto più tardi a divorarsi un gol facile facile il Giulianova. Antonelli lavora un buon pallone in area di rigore verso Paudice, ma l'attaccante pecca di leziosità e il suo colpo di testa viene bloccato in due tempi dal portiere. Al 25esimo si rivedono gli ospiti e lo fanno in maniera letale. Dagli sviluppi di una rimessa laterale, pallone illuminante per Sapone che, partito in posizione dubbia, si presenta davanti a Mora e di precisione lo infila per il 2-0 ospite. Il sipario praticamente si chiude qui con il Giulianova che in maniera molto confusionaria cerca di realizzare il gol della bandiera senza impensierire l'estremo ospite. Merito all'Agnonese che, seppur già retrocesso in eccellenza, sta onorando fino alla fine il campionato. Domenica ancora tempo di recupero con il Giulianova, ospite in terra laziale dell'Aprilia. No, assolutamente, noi onoriamo il campionato fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, non ci sono dubbi su questo. Sono contento che sia stata così anche per il Giulianova, perché il calcio è uno sport meraviglioso, va onorato fino alla fine. Che cosa è venuto fuori in questi ultimi giorni dopo quella notizia della retrocessione matematica? Sicuramente gli umori non sono stati quelli dei giorni migliori, però bisogna andare avanti e finire questo campionato, come abbiamo detto. Qui ci sarebbe da aprire un capitolo lunghissimo, non si può decidere una cosa così importante, decidere il futuro di società che buttano centinaia di migliaia di euro per affrontare un campionato difficilissimo. Far iniziare, io non so adesso per l'Abruzzo com'è, ma in Molise un campionato di eccellenza a 7 squadre, mandare in Serie D squadre, società che non spendono nulla in 2 mesi di campionato e far retrocedere società che hanno speso tanto e tanti sacrifici, e per lo più dirlo a 7 giornate alla fine è ridicolo, non c'è altro da dire. Tutti pensavano che Giulianova potesse ripetere la prestazione fatta contro il Campobasso. Ma guarda, più la prestazione contro il Campobasso, le prestazioni degli ultimi mesi, perché questa squadra ha dimostrato che è in salute, che sta bene, però il verdetto ci ha dato un grande soddisfazione, il verdetto finale che è della salvezza matematica, però un pochino ci ha tolto un po' di cattiveria, penso. Questa squadra ha bisogno di motivazioni, di ambizioni, e in questa partita sono venute meno. La squadra non ha giocato come ha sempre giocato, questa squadra punta moltissimo sul collettivo che oggi penso che è venuto molto meno. No, guarda, io questi ragazzi li posso solo ringraziare per quello che hanno fatto, sono ragazzi che stanno tirando avanti la carretta da luglio, da agosto, e va fatto solo un applauso, però è normale. Come dicevo, sono partite che non dico che non hanno senso, però per avere sempre questa attenzione alta hanno bisogno sempre di motivazioni e oggi sono venuto meno.